amici di Catania Pubblica, buonasera. Si è appena conclusa la conferenza stampa di mister Rigoli pre-Casertana. Il mister, vediamo cosa ha risposto alla nostra domanda. Salvo Giuffrida per Catania Pubblica, buonasera. Due domande veloci. Uno, come sta Anastasi? Qual è, che problema ha, perché non è stato convocato? E se in via di ripresa, ovviamente. E poi Bucolo ha detto che il campo del Siracusa presentava l'erba alta, e se questo qua è inciso sulla precisione sottoporta. No, guarda, per quanto riguarda Anastasi, purtroppo è un problema che non sappiamo quali sono i tempi, perché non è un problema muscolare, bensì un problema di una forte contusione al torace, quindi qua non c'è nessuna terapia, ci vuole solo il tempo che possa, diciamo, fare passare questa forte contusione che ha avuto, quindi è un problema solo di tempo, deve passare del tempo per poter riprendere l'attività normale, anche se qui dal punto di vista dell'allenamento si allena, perché l'aspetto fisico lo può fare, non ha un problema muscolare, ma insomma un problema di respirazione nei primi giorni che già in parte abbiamo superato. Ma naturalmente una squadra tecnica, avendo un giocatore di qualità, è normale che se hai un fondo campo nelle condizioni migliori sicuramente ti dà dei vantaggi. Questi vantaggi sicuramente a Siracusa non ci sono stati, perché effettivamente il campo era un campo dove presentava delle problematiche, però questo per noi non deve essere un alibi. Magari la palla, quella che ha avuto Mazzarani alla fine, là è stato il terreno che ha fatto saltare la palla, e magari potevamo pareggiare la partita. Però penso che le altre occasioni che abbiamo avuto, secondo me, dovevano essere un po' più determinate, più cattivi sotto porta, o magari in qualche situazione dovete fare qualche scelta diversa. Vedi, grazie, nei primi 5 minuti, se incrocia la palla, secondo me ci sono buone possibilità di poter fare il gol. Ha fatto una scelta diversa. Possibile che nella scelta di Di Grazia in quel frangente sia stata appunto dettata dal campo, che non gli permetteva un dribbling di più? No, assolutamente non è stato il campo. Lui la deve incrociare, lui lo sa fare bene, solo che in quel momento ha fatto una scelta diversa. Ha fatto la scelta che poteva fare, anche perché calcoliamo che queste scelte vengono fatte in frazione di secondo. Quindi là la logica dice che deve incrociare la palla, quantomeno deve tirare sul portiere, non fare quello che ha fatto per il conto, perché era un po' quasi fuori dalla porta, quindi la voleva girare sul primo palo, e secondo me doveva fare una scelta diversa. Il grifo è tutto, arrivederci.